Allora, avete ritirato tutti gli emendamenti, ma avete ottenuto in cambio l'approvazione di un ordine del giorno che per voi è impegnativo ed importante. Cos'è? No, sono 10 gli ordini del giorno che sono stati accolti e votati da parte dell'Aula. Sono tutti quei paletti che noi abbiamo posto perché vengono poi accolti in sede di discussione della riforma, a partire dal Senato federale, dal federalismo fiscale, al maggior federalismo e a una riduzione dei costi della politica, cioè quello che ci interessava è già stato messo come chiodo per la prossima riforma. E sulla legge elettorale? La legge elettorale è una. Ci sono due ipotesi, una legge elettorale conseguente a quelle che sono queste riforme, diversamente la Commissione, autonomamente dal Comitato, procederà all'esame della stessa. Voi siete ovviamente a favore di una cosiddetta legge ponte, insomma transitoria? Ma guardi, io ho 7 anni che cerco di far passare una modifica della legge elettorale. La propongo in tutte le sedi secondo modalità diverse e poi alla fine le maggioranze si sfilano sempre in quel momento, quindi mi sembra che le vecchie e le attuali maggioranze siano innamoratissime del Porcellum. Vede, il primo a segnalare i difetti di quella legge elettorale è stato sottoscritto, che li conosce perfettamente, e proprio a causa di quelli la definì come poi divenne famosa. Quindi quello che è in grado di sapere punto per punto dove va modificata e dove va innovata è proprio sottoscritto. Tutti dicono che c'ho ragione, poi però nessuno è disponibile a farlo. La Lega è nata per realizzare quelle riforme e tutte quelle che andremo a fare erano già state approvate quando io ero ministro nel 2005 e malamente purtroppo dopo bocciate dal referendum del 2006. Ma oltre a essere la nostra ragione sociale, è proprio la crisi che sta vivendo il Paese, dimostra che non è con le leggi finanziarie o con i decreti legge che risolvono il problema delle tasse, del lavoro e della crisi economica. Bisogna cambiare le regole del gioco, cioè quelle della Costituzione, per far funzionare questo Paese.